Signore e signori amici di Telegolfo, benvenuti alla Palla Fabiani, Davide Guzzardi in cuffia e Nicola Dell'Anno alle riprese. Siamo pronti per raccontarvi le emozioni di Metaformia Basketball contro lo Stellamar 90 Civitavecchia. È la decima giornata per quanto riguarda il campionato di C Silver. Siamo quasi pronti, intanto vi vado a dire quelle che sono le squadre che scenderanno quest'oggi in campo. Per quanto riguarda il Forment, vi chiedo scusa magari per qualche tremolio causato da un mio calcio alla telecamera mentre le squadre sono ancora sulle panchine. Il Formia al secondo posto in classifica, 14 punti, solo 2 punti dalla vetta. Schiera quest'oggi con il numero 0 Di Rocco, il numero 8 Coronini, 10 Rodriguez, 11 Varga, 12 Borrelli, 14 Mannarelli, 16 Porfido, 17 Perez, 21 Massaro e 24 Meschino. Per quanto riguarda invece il Civitavecchia c'è una sorpresa, anzi scusate, io ho commesso un errore grave, chiedo subito bene, è la C Gold chiaramente, non la C Silver. Agli ordini di Giovanni Di Rocco e del vice Eugenio Polidori, il Metaformia in completo bianco che attaccherà secondo come stanno disponendo dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Il Civitavecchia, stavamo dicendo, presenta una vecchia conoscenza del basket di Formia e lo diremo proprio in ultima istanza di questa lista perché è l'ultimo appunto in distinta, con il numero 4 Campogianni, con il numero 5 Falls, numero 6 Bezzi, 9 Bottone, 11 Gian Vincenzi, 12 Manetti, 24 De Cristosomo, 27 Fiorucci, 30 Spada e con il 33 stesso numero di maglia, 33 come Trentini, 33 come Lucio Gattesco, l'ex di questa giornata, accolto con un applauso da parte del pubblico di casa, il suo ex pubblico al momento della lettura delle distinte da parte dello speaker del Pala Fabiani, il coach Lorenzo Cecchini con il suo vice Ferdinando De Maria dovranno cercare di strappare punti, mentre nel frattempo noi ci uniamo al minuto di silenzio. E torniamo in cronaca, dicevamo il Civitavecchia dovrà cercare di strappare punti in casa al Metaformia, impresa che non è ancora riuscita a nessuno, vado a memoria, nel corso di questa stagione, mentre aspetto di poter consultare il mio quadernino, un giorno pubblicherò fotografie del mio quadernino, sarà materiale da reperto. Palla 2 vinta dal Formia, subito primo possesso per i padroni di casa, oggi privi di diversi giocatori, ve ne parleremo e avremo modo di parlarvene nel corso di questa telecronaca. Primo possesso e prima palla persa, nel frattempo mette una mano sulla direzione di passaggio Coronini e concede una rimessa, ma solo quella, alla formazione ospite che in completo nero con bardature rosse e grigie attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, la palla dentro, ancora Coronini a metterci la mano, perfeziona il recupero, la palla per Rodriguez, ancora Coronini, entra, scarica fuori di nuovo per Rodriguez che va al tiro da tre e sbaglia di poco, ma sbaglia, il ferro gli dice di no, allora può ripartire la formazione ospite. Il possesso, mentre il pubblico ancora prende posto al Palla Fabiani, magari lo vedete a disturbare l'inquadratura del nostro Nicola Dell'Anno, palla nell'angolo, il tiro da fuori, scherza con il ferro e poi si deposita dentro la retina per Andrea Campogiani, il capitano della formazione ospite che rompe subito gli indugi, 3 punti per il Civitavecchia. Adesso l'attacco al ferro che funziona con un gancio sicuramente morbido da parte del numero 16 della formazione di casa, si tratta di Porfido, prova ad accorciare le distanze, siamo 2 a 3, è solo iniziata la decima giornata di questo campionato, ancora palla fuori, ancora che ci prova da 3 il Civitavecchia, questa volta il rimbalzo è corto e catturato da Coronini che subito attacca dall'altra parte, palla spedita nelle mani di Perez che è il miglior marcatore della formazione di coach Giovanni Di Rocco e ci potete scommettere che anche oggi viaggerà ben oltre la doppia cifra.
Civitavecchia che si trova adesso sotto per la prima volta in questa partita, 4-3 il punteggio con 8 minuti e 6 secondi sul cronometro mentre parliamo. Ancora Civitavecchia che attacca, palla nelle mani di Gian Vincenzi che va al tiro e mette a segno la tripla, si riporta avanti di un possesso pieno, no, di un possesso non pieno, con 4-6 il Civitavecchia. Coronini in palleggio, Perez subito dentro a cercare Rodriguez, palla sporcata ma finisce comunque nelle mani del capitano che allunga la mancina, la palla non vuole entrare, ultimo tocco di Perez, rimessa per il Civitavecchia, io finalmente forse riesco a prendere un attimo di fiato. Avvio di partita veramente a ritmi altissimi, si attacca da una parte e dall'altra, sono passati 2 minuti ma davvero di ritmi elevati. Civitavecchia adesso che prova a ragionare un attimino di più, si porta la palla fuori dall'arco, anzi era comunque da due ed è stato comunque sbagliato. E allora è Formia che prova subito dall'altra parte, Coronini, Mannarelli fa una sovrapposizione stile calcistica, adesso riceve il pallone tra le mani del numero 14, si va da Porfido. Rodriguez non riesce a prendere il pallone perché il numero 12 Manetti del Civitavecchia ci mette una mano, rimessa per il Formia. Se ne incarica Porfido, si attende un attimo perché l'arbitro sta parlando con qualcuno che adesso entra negli spogliatoi, non sappiamo bene cosa è successo, però vabbè, si torna a giocare. Coronini, il blocco di Perez, è un pick and roll perché entra dentro, non riesce poi Porfido a recuperare questo pallone, sbagliato il passaggio di Coronini e palla per il Civitavecchia. 7-0-6 sul cronometro, 4-6 per la formazione ospite. Campogiani lascia a Bottone, si va da Gian Vincenzi che già ne ha messi 3 in questo avvio di partita. Bottone prova l'affondo, scarico fuori per Campogiani di nuovo dal suo numero 11 che ancora va da 3, sono altri 3 punti per Gian Vincenzi, fanno 6 in un amen. Si sbraccia coach Cecchini dalla panchina del Civitavecchia nonostante i suoi siano avanti. Dall'altra parte Perez, lascia Rodriguez, tacco un po' fiacco, aspettiamo di vedere se il capitano si inventa qualcosa. Piedeperno lascia andare il pallone ed è una mezza magia quella di Rodriguez che va in appoggio al tabellone, segna 2 punti e rimette un possesso pieno di svantaggio sul tabellone. Gian Vincenzi per Bottone, lascia a Bezzi, fitta di tiro, scarico fuori, palla tra le mani di Manetti e sono altri 3 se non ho visto male. Nel frattempo si va già dall'altra parte, Porfido lascia andare per il pallone, fallo, 2 tiri liberi, il tiro precedente di Manetti era da 2, quindi 6-11 il punteggio, 2 tiri liberi per Porfido, si ferma il cronometro a 5.59, mancano quindi un secondo in meno di 6 minuti dalla fine del primo quarto. Civitavecchia avanti, Porfido che ha l'opportunità di tenere le distanze, terzo punto per lui, vediamo se ci sarà un quarto. E c'è il quarto, 2 su 2 dalla lunetta, siamo... quindi 8-11, resta un possesso pieno di svantaggio. Mi sono perso purtroppo chi è che ha commesso il fallo per il Civitavecchia, vi aggiornerò sicuramente nel corso della telecronaca, ma se state guardando magari l'avete visto da soli e vi servo anche a poco. Qui bella la finta, il tiro di Campogiani che non trova però la sua preghiera esaudita per 2 volte, il secondo tra altre cose cortissimo, ha scheggiato e di pochissimo il primo ferro. Si va dall'altra parte, Rodriguez, la palla sporcata da Campogiani, l'ultimo a toccare Rodriguez, rimessa Civitavecchia, 5-24 sul cronometro, 8-11 in favore della squadra ospite che rimette il pallone in gioco. Campogiani, Bottone si allarga sulla sinistra, palla consegnata a Manetti, si va da Bottone che ha davanti Mannarelli, Gian Vincenzi ancora per Bottone, si muove Gian Vincenzi, si muovono i compagni, Bottone isolato, la palla è sprecata, la palla è persa, no, perché l'ultimo tocco per il direttore di gara è stato di un giocatore del Formia, non mi sembrava, ma chiaramente gli arbitri sono lì, sono qui su, avranno sicuramente ragione loro. Campogiani,
La palla dentro, arriva la stoppata di Perez su Manetti e subito dall'altra parte Porfido da tre, arma il braccio, tira e solo tre! Pari a quota 11, mano armata di Porfido che porta avanti, o meglio porta in parità il Formia, ma porta avanti il suo score personale. Sono già 7 su 11, ben oltre la metà dei punti della sua squadra. Qui ancora il contatto, il fallo di Perez che è entrato in disturbo su Bottone. Primo fallo di Edu Perez, miglior marcatore del Formia. 132 punti fino adesso, una media di 16.5 a partita. Pian piano nel corso della cronaca daremo anche qualche altro dato di questo tipo, anche per andare a vedere quali sono i giocatori principali da tenere d'occhio della Marra Civitavecchia. Sicuramente l'osservato speciale è il giocatore seduto in panchina con la maglia numero 33, quel Lucio Gattesco che ha lasciato ottimi ricordi qui. Dalla lunetta intanto sbaglia a Bottone. Primo va a vuoto, si resta 1-1-1-1. 1111 sul tabellone. Vediamo se Bottone riuscirà a mettere il secondo. E ci riesce con un po' di difficoltà, ma alla fine entra. 11-12, rimette il naso avanti la squadra ospite mentre si fa tutto il campo e va a segnare con il numero 14 Mannarelli. Sono 2 punti, più il fallo, entra in lunetta con il tiro libero supplementare. Un ottimo modo per mettere il naso avanti per il Formia. Se entrasse il libero sembrano 2 punti dopo essere stati sotto per gran parte del primo quarto, e Mannarelli non si smentisce. 14-12, Campogiani lascia a Gian Vincenzi, palla dentro sporcata da Perez, la rimessa, Perez è andato in anticipo, allungato la manona su Falls. Fanno movimento il giocatore del Civitavecchia, riceve, poi va ad allungare, attenzione al tapin, Campogiani non riesce, Falls non va con il tapin, quindi Formia dall'altra parte, Porfido, una finta alla Ray Allen, primo ferro e contropiede per il Civitavecchia che però deve rallentare. Mette palla giù Campogiani, chiama lo schema, Campogiani che ha segnato una tripla in avvio, poi dei tiri sbagliati anche abbastanza clamorosamente. Falls da 3, ed è di nuovo avanti di un punto, 14-15 a 3.30 dalla fine del primo quarto. Porfido va in appoggio al tabellone, la palla prende il ferro, salta vuoto Mannarelli e allora può ripartire il Civitavecchia. Eccolo che avanza Campogiani, scarico per Bottone che si fa tutto il campo, subisce il fallo da Mannarelli, sarà rimessa in gioco per il Civitavecchia che conserva il possesso con 17 secondi allo scadere dei 24, ed eccolo che entra al posto del numero 12 Sebastiano Manetti, entra Lucio Gattesco e applausi da parte di tutto il pubblico presente qui al Pala Fabiani. Davvero segno dell'ottimo ricordo lasciato dal ragazzo con il numero 33 sulle spalle. Io mi sto lasciando un pochino andare in cronaca e non mi sto segnando, faccio il mea culpa, non mi sto segnando volta per volta che sta facendo i falli, segno solo quello di Perez, sono 2 da una parte e 2 dall'altra, quindi me ne mancano 3 all'appello. Sarò molto più attento, ve lo prometto. Tanto la rimessa è di Andrea Campogiani, capitano della squadra ospite. 3.17 sul cronometro, 14 secondi per chiudere l'azione. Gattesco riceve, palla fuori per Bottone, ancora Gattesco che fa la guerra con Mannarelli, de palla contesa, Mannarelli conquista un piccolo premio
contro un giocatore abbastanza un po' più grosso. 8 secondi sul cronometro, non è palla contesa ma è ancora per il Civitavecchia. Gattescosa di mettere le mani di bottone, di nuovo per Campogiani che finta il tiro, cerca la linea di fondo, la trova, lo scarico fuori per Falls, secondo ferro, Rodriguez la tocca a lui, riesce a tenere il possesso sulla pressione proprio di Gattesco, si va da Manarelli che viene steso da Campogiani ed è un fallo grave, finisce giù Manarelli, Campogiani chiede subito scusa, si è reso conto di cosa è successo. Non c'è stata sicuramente cattiveria, c'è stata però troppa energia nell'andare a chiudere su Manarelli e sarà quindi libero più possesso per il Formia. 14-15 a 2-57 dallo scadere del primo quarto, questo me lo segno, il fallo di Campogiani. È divertente dire Stemar 90 Civitavecchia, Stemar è molto carino come nome da pronunciare, chiaramente il puntato. Entra il primo. E il secondo non entra di pochissimo, ma mantiene il possesso comunque il Formia. Manarelli con 2 su 3 dai liberi. Coronini per Rodriguez che ha tempo di guardare il canestro e di andare al tiro, c'è una segnalazione arbitrale, il fallo forse di Perez ed è il secondo di Perez, subito Di Rocco che corre ai ripari, si va a sedere il numero 17, entra Varga che l'ha ben sostituito nell'ultima partita commentata almeno da me in casa, abbiamo anche avuto il piacere di avere Varga ai nostri microfoni alla fine della partita, è stato un siparietto molto comico, io confesso di aver lasciato volontariamente il compagno con in cronaca a tradurre per noi, è stato un bel modo anche di divertirsi nel post partita. Mettete una palla scippata e vola a sbagliare pure il tiro ma a conquistare il fallo, anzi no, piove sul bagnato perché il fallo è di Varga, quindi sbaglia un appoggio che sembrava facile Manarelli, in più c'è il fallo di Varga a rimorchio, veramente perde palla nel peggiore dei modi, siamo 15-15, il Metaformia attacca adesso il Civitavecchia con Campogiani, si va a vedere vicino Gattesco che va a portare un blocco per poi scivolare all'interno del pittato, Campogiani non sa più cosa fare, alla fine tira, e dice anche bene perché la palla con una parabola altissima decide di entrare. Rodriguez, anche lui finta, lascia andare il pallone per aria, è un altro errore però per Rodriguez, un po' fredde le manine in casa meta. Bello scarico senza guardare per Fulz, l'appoggio al tabellone, sbagliato, la rimessa è per il Formia che ha un fallo che non c'è Gattesco. 1 minuto e 50 secondi allo scadere dei 24, 15-17 il punteggio. Coronini è isolato, si fa vedere adesso Varga e va a portare il blocco, Coronini si ferma, lascia fuori a Porfido, si fa a Rodriguez che finta il tiro, non sa bene cosa fare, si fa vedere Coronini, gli fa un po' d'ombra Rodriguez, si va da Porfido che non può andare da tre, allora entra il tiro in sospensione, cerca l'appoggio del tabellone e non lo trova. Civitavecchia che avanza, Fouls per Gianvincenzi, ancora Fouls, Campogiani davanti a lui, Rodriguez, i due capitani che si sfidano, Campogiani riesce a mettersi nelle mani di Gianvincenzi che deve affrettare il tiro da tre, secondo ferro, rimbalzo corto preso da Gattesco, fuori per Falls, ancora il ferro, questa volta solo maglie bianche al rimbalzo, Rodriguez fa su il pallone e lo lascia a Coronini. Meno di un minuto alla fine del primo quarto, 15 secondi per chiudere l'azione per il Formia, Porfido si perde la palla, c'è Rodriguez nell'angolo, si sceglie Coronini, ancora una soluzione centrale, deve andare a portare il blocco Varga, non riesce comunque a trarre Coronini che lancia un pallone senza senso a cercare Rodriguez. E direi proprio che c'è un cambio, si va a sedere Coronini, entra Di Rocco, cambi anche per il Civitavecchia, mette piede sul parquet Spada, Alessandro Spada.
siccome De Grisostomo, cognome che vi metterà alla durissima prova nel corso di questa telecronaca, se lo chiamo per nome. Bezzi avanza, Manetti lascia spada, si va proprio da De Grisostomo, ci mette la manona Porfido, non riesce però a conquistare il pallone, finisce per terra Varga, lascia da solo Gattesco, si è liberato con esperienza, Gattesco sbaglia un canestro facile, ne sbaglia un altro un pochino più difficile, ma comunque sbagliato, e alla fine c'è il fischio dell'arbitro, forse a penalizzare ancora una volta il numero 11, no, penalizzare penso proprio Gattesco. Direi primo a fondo del numero 33, abbastanza difficile dal punto di vista emotivo perché sbaglia due tiri e commette fallo, 16 secondi da giocare per chiudere il primo quarto. Varga però assolutamente fuori da questa partita, perde il pallone, regala l'ultimo possesso alla squadra ospite, 5 secondi per chiudere l'azione. Attacca il numero 24, si va dall'arco, il tiro da 3 sbagliato da Manetti e sul punteggio di 15-17 si chiude il primo quarto, polveri abbastanza bagnate in questi primi 10 minuti di gioco, e ci vediamo per il secondo quarto, sempre qui, mi raccomando, non cambiate canale. Siamo tornati in campo, siamo quasi pronti per il secondo quarto di Formia Civitavecchia, padroni di casa sotto di 2 punti, 15-17 il punteggio dopo i primi 10 minuti di partita. Abbiamo detto durante proprio il finale, chiusura di primo quarto, polveri un po' bagnate perché abbiamo visto degli errori abbastanza clamorosi per dei tiri che sembravano più semplici di quello che poi evidentemente sono stati nella realtà. Intanto Porfido attacca per la squadra di casa, viene appoggiato al tabellone, ancora un tiro lanciato un po' disperatamente, ma i dei del basket premiano il miglior marcatore fino a questo momento della squadra di casa. Con questi 2 punti fanno 9 in totale per lui su 17, sono praticamente uno in più della, cioè mezzo in più della metà. Uno in più della metà, ma diviso 2, rimane quel mezzo. Intanto attacca il Civitavecchia, Gattesco. Si va da Bezzi. È restato in campo Gattesco, è rimasto in campo Gattesco. De Grisostomo, ho detto io che mi metteva in difficoltà questo cognome. Intanto Valti con la 3 con 2 secondi sul cronometro, un tiro incredibile di Bezzi che trova il tabellone e poi si insacca nella retina, 3 punti davvero fondamentali per il Civitavecchia, ma perché danno una botta morale incredibile allo scadere, mancavano 2 secondi allo scadere dei 24, lasciando andare per aria il pallone, tabellone in retina, tiro da 3, intanto ci prova anche Mannarelli che subisce comunque il contatto e quantomeno andrà in lunetta. 2 su 3 per lui fino a questo momento, vediamo se aumenterà o meno la sua percentuale dalla lunetta. E Giorgio Mannarelli mette il primo. Ed entra anche il secondo, 2 su 2 in questo secondo quarto che è iniziato da niente praticamente. 19-20 il punteggio. La palla che gira dal giocatore del Civitavecchia, messa fuori, si butta Mannarelli a impedire la linea di passaggio a spada. E sono 2 secondi sul cronometro, questo è il motivo degli applausi che sentite in questo momento dal pubblico del Pala Fabiani, perché restano solo 2 secondi a Civitavecchia per cercare di chiudere l'azione offensiva. Ottima interdizione di Mannarelli che sta giocando davvero una buona partita al di là dei 4 e 5 e 6 punti segnati in questa partita fino ad ora per lui, e sono comunque un ottimo bottino se consideriamo i 9 di Porfido, 2 a testa per Rodriguez e Perez, il resto è tutto firmato Porfido e Mannarelli. E è un gran lavoro anche in fase difensiva, non ultimo questo intervento che costringerà il Civitavecchia a giocare in fretta il pallone.
un'ottima prova fino a questo momento, se non fosse per quel contropiede che ha alimentato lui perché ha scippato il pallone nel primo quarto. Stiamo parlando di un'azione del primo quarto, ha rubato un pallone, si è involato da solo verso il canestro, salvo poi sbagliare la conclusione. Tra le altre cose, a rimorchio è arrivato il secondo fallo di il primo fallo di Varga, ironia della sorte, Varga che era entrato proprio per la situazione di falli di Perez, tant'è che è ancora in campo. Due falli per il miglior marcatore del Metaformia. Grocco che deve chiaramente gestire anche questo tipo di situazione, rimette palla in campo a Civitavecchia, un secondo, va al tiro da tre, cortissimo Rodriguez, subito ributta davanti con un palleggio stile volley, Porfido fino in fondo e sono due punti, rischia lo sfondamento ma ne mette altri due, fanno 11 nella sua partita e Formia che rimette il naso avanti, ma solo il naso. 2-1, 2-0 sul tabellone a 8 e 15 dalla fine del secondo quarto. Faremo prima a dire forse il minuto e niente che è passato dall'inizio di questo secondo quarto, c'è ancora una vita da giocare. Qui prova un azzardo il numero 12 del Civitavecchia, si gioca e alla fine va al volo a mettere spada ai primi due punti della sua partita. Varga che porta un blocco nella propria metà campo, Di Rocco con difficoltà al palleggio, lascia Rodriguez che entra, bella palla schiacciata a terra per Varga, il pallone che entra e sono due punti per lui. Due punti importantissimi per Varga per scuotersi dalla testa un inizio di partita per lui abbastanza complicato. Adesso si parla con il capitano Rodriguez che ieri ha fatto recapitare un pallone, non ho capito come gli è arrivato, ma gli è arrivato. E due punti con la palla che ha girato attorno al ferro, il pubblico è rimasto col fiato sospeso perché non ha visto la palla scendere definitivamente dopo un paio di giri nella retina. Bezzi in possesso, si cerca la spaziatura, alla fine riesce la penetrazione, va fino in fondo e ne mette due. Sono 5 tutti nel secondo quarto per il numero 6 del Civitavecchia. Mannarelli sfrutta il blocco di Varga, si fa un bel giro di campo, poi lascia Di Rocco. Porfido vuole entrare, ce la fa, lascia andare il pallone per aria e finisce giù, ma ne mette altri due. Sono 13 per Porfido e ancora più della metà dei 25 sul tabellone della Formia. Palla fuori per Gattesco che sta ancora cercando i suoi primi due punti contro la sua ex squadra, ci mette la mano Mannarelli sullo scarico da fuori, non riesce a recuperare il pallone, rimbalzo corto, alla fine la tocca per ultimo Mannarelli, conquista la rimessa spada. ...14 secondi, Manetti si mette nelle mani di De Grisostomo, si va da Bezzi che aspetta il blocco, poi la scarica ancora fuori per spada, la tripla, prende l'incrocio del ferro, Porfido, un assist a porta vuota per Rodriguez che va a quasi schiacciare. Punti numero 3 e 4 della partita del numero 10, esulta il pubblico come se avesse fatto una scacciata alla LeBron James, ma in realtà ha quasi appoggiato il pallone contro il ferro. C'è un contatto e viene fischiato un fallo al numero 16, sì, a Porfido. Il brutto contatto. Esce Gattesco, rientra Richard Fowles, ancora applausi per il numero 33 che però non si può certo dire contento di questi minuti giocati sul campo della sua ex squadra, sicuramente emozionato, sicuramente difficile, come difficile deve essere andare al tiro dalla lunetta se Bezzi ci mette tanto per far entrare il primo e addirittura il secondo non entra. Devo dire che però Bezzi con la sola prestazione del suo secondo quarto è già il miglior marcatore del Civitavecchia a pari punti con i 6 di Gian Vincenzi ed è ancora lui che porta palla contro Di Rocco. Fowles, finita il tiro da 3, salta vuoto Varga, va giù, va a segno, segna
e si va anche in lunetta, c'è stato anche il fallo. È anche volato via il giocatore del Civitavecchia. Fallo di Di Rocco, se non ho visto male la segnalazione dell'arbitro. Due punti per Fouls e la possibilità con il tiro dalla lunetta di raggiungere Bezzi e Gianvincenzi a 6. Greccoli, pallone che entra, si viaggia sul filo dell'equilibrio, 27-28 per il Civitavecchia. Porfido arriva sul fondo, torna indietro, va Di Rocco, il pressing alto e forte di Bezzi. Coronini si sbraccia molto in mezzo al campo, Varga di potenza, ne appoggia al tabellone, la palla che gioca con il ferro, poi va fuori, da una serie di tocchi, ancora si sbraccia, alla fine la pressione è alta, si va da Spada, Civitavecchia riesce a uscire da una situazione abbastanza asfissiante. Spada supera l'avversario, lascia andare il pallone per aria e sono due punti improbabili di Spada. Forme dall'altra parte, Colonini, il pallone deviato, ci prova a tenerlo in campo Varga, alla fine finisce contro la porta dell'uscita di sicurezza, non riesce a tenere il pallone in campo, il pallone è per il Civitavecchia che è avanti di un possesso pieno, 30-27 a 5-27 dalla fine del secondo quarto. Approfitto per tirare un poco di fiato anch'io, mentre si attende la ripresa delle operazioni che arriva in questo momento. Il possesso è di Bezzi, che ha davanti Di Rocco, un avversario sempre difficile da superare. Bottone, ancora Bezzi, il cambio c'è stato con Perez che è rientrato in campo al posto di Varga. Da solo Bottone. Attenzione che c'è stata stato un fischio, rischiato tecnico a Gattesco. Che era in piedi davanti alla sua panchina, avrà detto qualcosa. Eh sì, sarà fischiato un tecnico a Gattesco. Davvero di... difficile il ritorno per lui al Pala Fabiani. Va Porfido dalla lunetta a mettere il terzo tiro libero. Della sua gara, Coronini, 28-30, 5 minuti e spiccioli da giocare. Coronini per Porfido, spalla Caneso, lascia andare bene il pallone per Meschino che sbaglia la 3. Spada, tra tutto il campo, cerca un passaggio intercettato da Porfido con Di Rocco che completa il disimpegno. Coronini, Coronini contro tutti e arriva il fallo, si scontrano due giocatori, Coronini e Spada, l'autore del fallo. Primo fallo per Spada che adesso lascia il campo a Gianvincenzi. Andrà quindi dalla lunetta il numero 8 del Formia, Meschino, che va a prendere posto nella propria metà campo. Porfido e Perez nella zona di tiro. Coronini la mette dentro il primo tiro libero ed è il primo punto della sua partita. Sbaglia il secondo libero, però il numero 8 del Formia, Civitavecchia, c'è un fischio. Secondo fallo
stato il fischio dell'arbitro. Se porfido. Campogiani si ferma, Gianvincenzi Fouze vicino a lui, poi cerca di entrare, marcato da Perez. Campogiani, la finta, il tiro e la tripla! Canestro fantastico di Campogiani, 29-33, attenzione che Civitavecchia prova a prendere il largo. Cronini fino in fondo, arriva il tocco, interferenza a canestro di Manetti. Quindi io me la sento quindi dare i due punti a Cronini a questo punto, non so come comportarmi in questo caso. Prova la schiacciata, non ci riesce, ma c'è il fallo fischiato contro il Formia. Fallo di Meschino, di Rocco abbastanza sorpreso dalla decisione dell'arbitro. Il fallo di Michele Meschino, sono due liberi per il numero 12 Sebastiano Manetti. Primo è entrato, adesso vediamo se Manetti metterà dentro il quarto punto della sua partita. Sì. Un altro libero a disposizione. Civitavecchia che rischia di scappare via sul tabellone, Cronini in possesso. Finisce giù un giocatore, Campogiani del Civitavecchia, si continua a giocare, Meschino per Perez che abbranca il pallone per aria e sfondamento di Perez. E si mette le mani in faccia, non ci crede Perez. Ed è il terzo fallo per lui. Mentre va a sedersi Porfido e rientra Giorgio Mannarelli. Uno sfondamento che non è piaciuto al pubblico del Palafabbiani. Questa chiamata dell'arbitro abbastanza contestata. 31-36, Formia che ha raggiunto il limite dei falli con 3 minuti e 31 secondi ancora da giocare sul cronometro del secondo quarto. 5 punti di differenza tra le due squadre, sono due possessi non pieni. Il Formia che può trovare le giocate, ha le armi per trovare le giocate per accorciare e riportarsi davanti nel punteggio. Formia che viene da 4 vittorie consecutive, che non vuole assolutamente perdere l'imbattibilità del proprio fortino a spese del Civitavecchia. Il tiro da 3 tentato da Bottone, è arrivato anche il fallo poi al rimbalzo di Richard Fouls. Secondo fallo per lui. Rimessa quindi per il Formia di Rocco, lo scambio con Mannarelli, ancora più di tre minuti da giocare nel secondo quarto. Mannarelli in possesso, davanti a lui c'è Gianvincenzi, sbraccia Coronini che va adesso a ricevere il pallone. L'arretramento di Coronini, lascia andare il pallone per aria, è un bel tiro, 2 punti per lui. Fouz, Gianvincenzi, ancora per Fouls, di nuovo fuori per Gianvincenzi. Campogiani, finta contro finta, si mette nelle mani
del suo numero 12 va al tiro cortissimo, il tiro di Manetti allo scadere dei 24, recupera palla il Forbia, un possesso pieno di distanza tra i due, ci prova Mannarelli, la finta entra dentro, va in appoggio al tabellone, due punti di Mannarelli che torna a battere un colpo. 35-36, un niente tra le due squadre, ancora Mannarelli, se ne va Manetti, deve tornare prendito da Bottone, di nuovo Mannarelli, Gian Vincenzi, tiro in appoggio al ferro, 35-38, continuano ad essere pochissimi punti di differenza tra le due squadre, una partita davvero che si gioca sul filo dell'equilibrio, segnalazione dell'arbitro, il fallo è del numero 4, fallo di Campogiani, se ho visto bene il numero dell'arbitro che ha segnato 4, anche se in questo momento esce Fools, sì, perché era già due falli Fools, il fallo è di Campogiani. Rodriguez, Perez, Mannarelli, Coronini con qualche difficoltà, Perez fa spallate, si alza e lascia andare il pallone, torna a segnare Perez, ha segnato solo due punti nel primo quarto e sono due nel secondo, 37-38, girare palla velocemente il Civitavecchia, Campogiani si va a infilare in un imbuto, Gian Vincenzi, Gattesco a portare il blocco, entra in area, pallone servito, ancora Gattesco fuori, bene per la tripla di Sebastiano Manetti. Coronini, meno di un minuto alla chiusura del secondo quarto, Perez per Mannarelli, ci deve provare da tre, secondo ferro, rimbalzo a metà strada, poi si fa la guerra, Meschino commette fallo, il pallone sarà per il Civitavecchia. Con il Formia che ha raggiunto il limite, quindi Campogiani va in lunetta. Ma sbaglia il primo libero. Secondo invece va a bersaglio. 5 punti tra le due squadre, 3-7 Formia, 4-2 Civitavecchia, Coronini in possesso di palla, 38 secondi allo scadere del secondo quarto, si va ancora da Coronini, il gira attorno Rodriguez, dentro per Perez, fuori il Mannarelli che ci pensa, non, però non va al tiro, sceglie la penetrazione ed è una scelta vincente perché sono ancora due punti per lui. Viaggia su cifre completamente diverse rispetto al primo quarto in questo secondo periodo di gioco. Campogiani, Campogiani ancora, 5 secondi, Rodriguez 4, 3, 2, 1, deve tirare Rodriguez, non se ne rende conto e arriva alla sirena il tiro di Mannarelli che esce fuori di poco, di un niente, 3-9-4-2, di un niente, è avanti, ma è avanti il Civitavecchia, 42-39 dopo i primi due quarti di gioco, intervallo lungo, noi ci vediamo tra pochissimo per la seconda parte di questa epopea Formia Civitavecchia. Pala Fabiani, pronti per assistere al terzo e al quarto quarto di Formia Civitavecchia, cambio campo, vediamo se cambierà la storia di questa decima giornata del C-Gold. Il Formia è sotto 39-42, il Civitavecchia che
riuscito ad attaccare bene nel secondo quarto, pur non avendo un grande scarto. Infatti i punti di distanza tra le due squadre sono solamente 3, sono finito 15 a 17 il primo quarto e 24 a 25 il secondo. Quindi diciamo che le squadre sono rimaste a contatto per tutto il tempo, gara che si sta giocando sui binari dell'assoluto equilibrio. Manarelli riesce a recuperare un gran pallone, si va da Rodriguez che ha una mezza idea e 3-3 non diventa intera, scarica per Colonini, decide di ragionare perché c'è un'eternità da giocare ancora. Perez, praticamente un tiro libero, primo ferro, rimbalzo lungo catturato da Fouls che si mette nelle mani di Campogiani. Fouls ancora, Bottone, ancora lo scambio tra Bottone e Manetti, fallo chiamato poi al numero 14 delle forme, Mannarelli. Secondo fallo per lui, io quindi aggiorno pian piano i falli che mi ero perso. Perde palla però a Manetti, Porfido perfeziona il recupero, lascia a Coronini, avanza al piccolo trotto Rodriguez che spedisce Porfido dalla parte sinistra del campo. C'è poi il fallo di Fouls, si inizia il terzo quarto, è iniziato da un minuto praticamente, ci sono già due falli. Coronini, Coronini, brutto il tiro, in equilibrio precario, difficile, forse sarebbe stato meglio cercare una soluzione diversa perché non c'è stato il fischio dell'arbitro, forse era più quello che cercava Coronini. La palla fuori per Manetti che batteva da 3 completamente solo, a tempo e modo di tirare bene, alla fine Mannarelli non riesce al rimbalzo a tenere il pallone che è ancora il Civitavecchia, strappo possesso ancora per la squadra ospite. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e all'ultimo secondo trovano Bottone che aveva segnato un solo punto nel primo quarto, quindi già nel secondo tempo supera completamente la sua media in questa partita. È stato un fischio, si deve asciugare il campo. Dicevamo un solo punto segnato dal numero 9 del Civitavecchia nel primo quarto, 0 nel secondo, 2 in questo terzo quarto. Importante perché sono i primi due del terzo quarto e soprattutto mette 5 punti di distanza tra le due squadre, due possessi. Abbiamo detto una gara che si è giocata sempre sui binari dell'equilibrio. Vedremo se una delle due squadre in campo riuscirà a dare lo strappo in questo terzo segmento su 4 della partita. Coronini in palleggio, palleggio, arresto e tiro di Coronini, due punti che sembrano facili ma non lo sono nella maniera più assoluta. 4-1, 4-4, Civitavecchia in possesso palla e in vantaggio. Fallo fischiato al numero 5, fallo per Fouls, si segnalano quarto fallo per Richard Fouls. Devo essermene perso qualcun altro quindi per strada. Fouls che va a sedersi, rientra Gattesco, un po' più timidi gli applausi, non è che si può fare per ogni volta che il numero 33 mette piede in campo a palla Fabiani. Adesso è un avversario del Formia e dovrà fare conti con questa cosa. Coronini dall'altra parte per Rodriguez, libero Porfido che da 3 va a segno, un tiro costruito alla perfezione dalla meta Formia. Coronini aizza il pubblico, parità 44, 7:25 da giocare sul cronometro del terzo quarto, Civitavecchia in possesso, Mannarelli che arriva come un rapido e va a travolgere l'avversario. Coronini gli va a prendere la faccia tra le mani, gli va a dire qualcosa, va bene tutto, ma fare attenzione alla situazione dei falli perché siamo solo nel terzo quarto. Formia già ne ha fatti 2 e a quota 3 ci sono già Mannarelli e Perez, entrambi in campo.
Stavolta il fallo è di Coronini. Proprio lui che è andato a predicare calma. Va a segnare il suo primo fallo, ma è già il terzo per la squadra di casa quando mancano ancora 7 minuti e spiccioli per chiudere il terzo quarto. Gian Vincenzi per Campogiani, che vuole sfidare tutti, riesce in qualche modo, alla fine viene murato da Perez, il recupero perfezionato da Porfido che si lascia nelle mani di Colonini, vede una linea di penetrazione, si butta dentro, subisce il fallo del numero 33, se non ho visto male Gattesco ne commette un altro, invece no, il fallo è del numero 4, per fortuna di Gattesco ho visto male, ed è il terzo fallo per Campogiani, ma soprattutto sono due tiri liberi per Coronini, questo sicuramente ho visto bene. E la possibilità per il Formia, dopo essere stata una vita indietro, ancorché punto a punto, punto a punto, punto a punto, di mettersi avanti, ma Coronini spedisce sul ferro il primo libero. Pallone che pesa, e pesa tanto, tra le mani del numero 8, che però il secondo lo mette dentro. 45 a 44, mette il naso avanti, e forse questo a livello morale può anche bastare per il Formia in questo momento. C'è ancora un'eternità da giocare, 6 minuti e 45 secondi nel terzo quarto, poi l'ultimo paragrafo di questa storia. Palla fuori per Gian Vincenzi, che mette a posto i piedi e sono 3. Gian Vincenzi batte un colpo, 2 punti nel secondo quarto dopo i 6 del primo, adesso i 3 nel terzo. Coronini da fuori per non perdere il contatto, palla cortissima, diventa un cross per Pez, che lancia l'urlo e indica il cielo con il palla Fabiani che urla con lui, perché segna e va in lunetta con il fallo per il primo di Gian Vincenzi. Fantastica azione di Perez, che ha trovato davanti a sé un muro, riuscito a mettere dentro, conquistandosi anche il tiro dalla lunetta, tiro che realizza, e di nuovo quel dito puntato verso il cielo. 48 a 47, a tripla risponde tripla, anche se di fattura completamente differente nella forma ma non nella sostanza. 48 a 47 il punteggio, Formia ancora avanti, il Civitavecchia che adesso deve reggere contro l'urto dei poteri di casa, che recuperano un altro pallone. Rodriguez, Perez, Porfido, il tiro da 3 e sono di 3 punti, time out immediato per Lorenzo Cecchini, aizzano il pubblico del Pala Fabiani, i 3 punti di Porfido mettono il Formia avanti, attenzione che può essere cambiata l'inerzia di questa partita, manca ancora un'infinità da giocare, ma questa tripla di Porfido in contropiede con la palla recuperata dopo i 3 punti di Perez, dopo aver subito una tripla, possono significare tantissimo. Il Formia di coach Di Rocco è assolutamente in questa gara, 6 minuti tondi tondi da giocare in questo terzo quarto, 51-47 è il massimo vantaggio, è niente ma è il massimo vantaggio in questa partita per il Formia. Sono 4 punti, davvero una quantità insignificante in una partita che si è giocata costantemente sui binari di un equilibrio che per la prima volta il Formia sta cercando di muovere in proprio favore. Da subito chiamato il time out Lorenzo Cecchini con l'aiuto del suo vice Ferdinando De Maria. Noi spesso non nominiamo, quindi raramente nominiamo i vice, il vice di Rocco è Eugenio Polidori, il vice di Cecchini è Ferdinando De Maria. Gli applausi del pubblico del Pala Fabiani per un Formia che è ed è come se ci è dentro questa partita. Gli arbitri sono Marino Simone di Roma e Lorenzo Ciaccioni di Campagnano, dobbiamo nominare anche loro, mea culpa di non averlo fatto fino ad ora, ma avete visto da soli il ritmo forsennato che sta tenendo questa partita. La palla nelle mani di Manetti, una tripla sbagliata, Colonini lotta e tiene il pallone dentro per Rodriguez, fuori Mandarelli, finta ancora Mandarelli, ci prova ancora a mettere il pallone dentro per Rodriguez, Colonini lotta, il pallone resta bianco. Formia che aveva l'occasione di azzannare alla giugulare la partita,
Rodriguez non se l'è sentita rigirarsi e puntare al canestro, ha scelto lo scarico, ma stavolta Mannarelli non è andato alla conclusione da tre. Coronini si ferma, guarda il canestro, punta, segna, e sono due punti di un Coronini assolutamente sugli scudi in questa partita, non tanto per i punti segnati, e non è che sono pochi, sono 10, ma soprattutto per la testa che sta mettendo dentro questa gara e che sta facendo mettere i compagni. 53-47, ci prova il capitano Campogiani, ma è un'altra palla recuperata dal Formia con Porfido che prova a tenere il pallone in campo. Il risultato è un fallo di Gattesco e il pallone è ancora saldamente nelle mani dei giocatori in maglia bianca con il numero 16 che presumibilmente andrebbe in lunetta. 53-47 il punteggio. Gattesco colleziona nella sua partita nient'altro che falli, dovrebbe essere il secondo se non ho portato male il conto. Intanto Porfido mette il primo, giusto perché il ritmo deve continuare a essere talmente alto da non consentirmi neanche di guardare il mio quaderno per aggiornare. Sbaglia il secondo, 5-4-4-7 il punteggio a 4-56 allo scadere del terzo quarto. Gian Vincenzi deve lottare per tenere il possesso, non ci riesce perché Porfido è davvero una zecca in questo momento. Protesta il pubblico del Palafabiani, Gian Vincenzi spedisce un pallone bruttissimo sul tabellone e arriva il fallo. Gli arbitri vedono il gesto di Coronini. Adesso devo cercare anche di capire un attimo cosa succede perché c'è il delirio al Palafabiani, probabilmente c'è stato fallo di un giocatore del secondo fallo, sì, quindi un fallo forse di Gian Vincenzi che si è andato a sedere in panchina sulla palla recuperata per l'ennesima volta da un Coronini che davvero, signori, io non so che altro dire, perché adesso va in lunetta per cercare di rimpolpare il suo carnet, ma è la quantità e la qualità che sta mettendo in questa partita che stanno impressionando. Sbaglia il primo libero, ma lo ripetiamo, è non c'entra niente con il fatto di quanti punti segni e anche quanti punti fai segnare agli altri e quanti poco ne fai segnare ai tuoi avversari. Intanto mette il secondo libero e siamo quasi alla doppia cifra di distanza, 8 punti tra le due squadre. Il Formia che sta dilagando piano, punto dopo punto, con una solidità difensiva, un'energia che sta sicuramente spaventando il Civitavecchia, che conquista un fallo con il rischio però di aver messo il piede fuori. Così non è, fallo di Mannarelli e Gattesco va in lunetta. Gattesco fa muovere il suo score con il primo libero messo a segno ed entra anche il secondo, la mano morbidissima di un giocatore che fino adesso aveva collezionato solo falli in questa partita. E non è facile andare in lunetta con il peso di una città e di un palazzetto sulle spalle che ti stanno guardando sperando magari che tu sbagli, dopo aver sperato che quei tiri tu li metta dentro per tanto tanto tempo. Mentre la rimessa in gioco è per la squadra di casa che si è fiondata dall'altra parte con una velocità mostruosa, tutte le due squadre sono in bonus, da adesso ogni fallo porterà in lunetta da una parte e dall'altra. Rodriguez, Porfido ci pensa un attimo ed è un attimo che gli costa però il diniego del ferro al suo tiro. Gattesco da tre, parabola altissima e sono tre di Gattesco quando basta un niente per sbloccarti. Due tiri liberi e subito una tripla per lui che cerca di tenere in linea di galleggiamento il Civitavecchia, una tripla che può aver fatto male. Coronini per un attimo si perde il pallone, lo scambio con Rodriguez, la palla quasi recuperata da Spada, alla fine c'è il fischio dell'arbitro, il fallo è del numero 30. Secondo fallo per Alessandro Spada e lunetta, ci va il capitano Rodriguez. Un momento buono per raffreddare animi, spiriti, un po' tutto e mettere punti avanti. Sbaglio.
Bagli al secondo libero dopo aver messo il primo, 56-52 il punteggio. Attenzione a Civitavecchia che resta saldamente in questa partita. Predicano calma i giocatori della squadra ospite. Il tiro Ferro, Gattesco è l'ultimo a toccare, la rimessa è per il Formia. Coronini, Rodriguez, ancora Coronini, si va direttamente da Porfido che quasi non ci credeva gli arrivasse questo pallone. Meschino fuori Coronini, Rodriguez da fuori da tre, secondo Ferro, rimbalzo catturato da Perez, si va da Porfido, ancora Meschino, il tiro difficile, la palla sul tabellone, poi Porfido che sbaglia il tapin. Civitavecchia che ha la possibilità di ridurre a uno il possesso di vantaggio, di svantaggio. Spada che si mette tra le mani di Bezzi che sbaglia completamente il passaggio, Formia subito dall'altra parte, Porfido, Rodriguez, ancora Porfido che ha spazio per mirare, tiro! E la tripla, ancora una volta la scelta giusta, quella giocata che sembra la più semplice, Porfido mette un'altra tripla e io tra poco vi aggiornerò sui punti fatti dalla numero 16 del Formia perché c'è da tenere un attimo i conti. Sta viaggiando ad un ritmo impressionante Porfido, con una costanza. Dovrebbero essere 10 in questo terzo quarto dopo i 7 nel primo e i 7 nel secondo. 24 di casi alla fine di questo terzo quarto, se finisse ora, ma non è finito, mancano ancora 2 minuti e poco più di 10 secondi. Il tiro sbagliato da Gattesco, Di Rocco che ha messo piede in campo e palleggia, lascia poi il pallone nelle mani di Rodriguez, Porfido subito per Meschino, gira veloce la palla, Perez dentro per Meschino che deve lottare con il pallone e alla fine va a mettere anche i primi 2 punti della sua partita, 61-52. Formia che prova ancora una volta ad arrivare alla doppia cifra di vantaggio. Gattesco, spada, il tiro da 3 per raffreddare gli animi, l'ultimo tocco non c'entra niente perché è arrivato il fallo del numero 24 di casa Civitavecchia, il fallo è il primo, no è il secondo di De Crisostomo e quindi si va dall'altra parte con Rodriguez che ha la possibilità di dare una mazzata quantomeno al parziale. Sono la cadenza dei punti di Rodriguez nei quarti di questa partita, 2 nel primo, 2 nel secondo e fino ad ora 2 nel terzo, ma avrà a disposizione un altro tiro per rimpinguare il suo bottino, ma soprattutto sono 10 punti, 62-52 di vantaggio per il Formia. E fate pure 63-52 perché Rodriguez il secondo stavolta non lo sbaglia. 11 punti tra le due squadre, Civitavecchia che accusa il colpo. Tocco con il piede di Rodriguez. Ci mette le mani, Porfido non riesce a trattenere il pallone, sarà ancora rimessa, ci sono 9 secondi sul cronometro dei 24 per il Civitavecchia che deve quindi trovare non così in fretta ma nemmeno con troppa calma in modo di chiudere l'azione offensiva in modo da rimettersi perlomeno in carreggiata. Partita c'è ancora sicuramente, vediamo che in questo sport forse più che in tanti altri
non è finita davvero finché non è finita. 5 secondi, palla nelle mani di Gattesco, fuori un secondo, scadono i 24, ma il tiro vale ed è messo a segno da Gian Vincenzi, tripla che dà una sberla a ogni velleità del forma di chiudere i conti prima dell'inizio del quarto quarto. Porfido, non ci credo, poteva essere la sberla è arrivata, ma l'ha data il numero 16 a questa gara, 66-55, di nuovo più 11, giusto perché questa volta non vogliamo farci mancare niente. Gian Vincenzi ci ha davvero provato allo scadere dei 24, poteva essere moralmente una roba terribile per il Formia, una roba terribile per il Civitavecchia, il fatto che nell'azione successiva la palla sia finita nelle mani del numero 16 che oggi ha una vasca da bagno davanti, non un canestro, meschino Di Rocco. Porfido, e adesso ogni volta che c'ha la palla tra le mani sono sorci verdi. Eccolo ancora Porfido che va al tiro, faccio finta di niente, 5 secondi alla fine del terzo quarto, Porfido ne ha messa un'altra, giusto per, finisce adesso il terzo quarto, signori, Porfido sugli scudi, 6-9-5-5, Formia avanti, Porfido ha visto il sangue e ha dato l'ennesima azzannata alla partita. Ci vediamo qui per l'ultimo quarto, l'ultimo atto di Formia Civitavecchia. Ed eccoci qua, è iniziato in questo momento il quarto quarto, Formia che si è scavata il solco che le permette di essere abbondantemente avanti all'inizio dell'ultimo paragrafo di questa partita, l'ultimo capitolo di Formia Civitavecchia. In questo momento Gian Vincenzi, il tiro prende il secondo ferro, meschino al rimbalzo a controllare Di Rocco, Porfido, attenzione al Civitavecchia, in questo sport non si può mai dire, il Civitavecchia ha dimostrato di poter stare anche avanti e lo è stata per lunghi tratti in questa gara. Perez non riesce a tenere il pallone, la rimessa è per il Formia, proprio con solo 7 secondi da giocare, 69-55 il punteggio, 14 punti di vantaggio per i padroni di casa, con un Porfido che non ne ha volute sapere, c'era una vasca al posto del canestro ogni volta che tirava da 3, qui sbaglia da 2 Rodriguez, Gattesco, Gian Vincenzi ancora dentro per Gattesco, spalla a canestro, lascia per i compagni, ancora Gian Vincenzo, la palla fuori, ci prova da 3, secondo ferro, c'è il fallo di Meschino, 3 tiri liberi per Bezzi. Si sta giocando, amici telespettatori, se avete avuto la sfortuna, la sfiga di collegarvi solamente adesso e vedere questa partita, si è giocato a dei ritmi forsennati per tre quarti e non è passato neanche un minuto e già si va in lunetta con 3 tiri liberi, giusto per farvi capire che aria che tira qui al Pala Fabiani. Bezzi segna il primo, sbaglia il secondo e sbaglia anche il terzo, e attenzione perché questa può essere davvero una mazzata, mentre Gian Vincenzi mette a reperto il suo terzo fallo sul rimbalzo andato a catturare da Perez. Sono ancora 13 punti tra le due squadre, un solco scavato dal Formia nel terzo quarto, 30 punti segnati nel terzo quarto della squadra di casa e sono 30 in totale nella partita per Porfido che ne ha messi a segno 16 nel terzo quarto di gioco. Intanto Perez decide di iscriversi alla partita in modo un attimino più presente,
due punti, ne ha fatti 7 in totale, decisamente sotto la sua media partita. Con questo sale a quota 9, chissà che non decida di salire in cattedra, non abbia la possibilità di salire in cattedra in questo ultimo quarto. Dicevamo, Porfido 7 punti nel primo quarto, 14 nel secondo, cioè 7 nel secondo, fanno 14 in totale, e 16 nel terzo, con 1, 2, 3, 4, 5 triple messe a segno, le ultime 3 imbarazzanti per la tranquillità e la rapidità con cui è riuscito ad andare al tiro, che vanno a costituire i 30 totali della sua prestazione. E abbiamo detto che fa impressione, cioè potrebbe aver segnato solo lui in tutto il terzo quarto del Formia. Mentre va Gian Vincenzi, uno degli ultimi ad issare bandiera bianca di Rocco. Perez a fare a spallate con Gattesco, lascia Meschino dalla media distanza, che subisce la spinta di Gian Vincenzi, che si arrabbia, e attenzione perché potrebbe arrivare un tecnico. L'arbitro capisce la situazione e assegna semplicemente il fallo al numero 11, ed è il suo quarto fallo. Civitavecchia, che sembra essere arrivata al limite della sopportazione di questa gara, una gara che li ha visti avanti per due quarti, anche se l'abbiamo detto e non ci stancheremo mai di ripeterlo, in equilibrio costante. Il secondo quarto è finito 39 a 42, quindi un possesso pieno di distanza, ma solo un possesso di distanza tra le due squadre. Civitavecchia, che ha avuto la capacità comunque di stare avanti al Formia per dei quarti interi, poi è iniziato il terzo, poi è arrivato Porfido, ha deciso che basta così. E Formia, ma soprattutto con una prestazione difensiva, abbiamo sottolineato molto la partita di Coronini, ma quella di Rodriguez è stata altrettanto ottima, quella di tutti, a dire la verità. Porfido qui tira da casa sua, ci chiede un po' troppo anche a suo tiro da tre, primo ferro, ma il rimbalzo è ancora bianco-blu di Rocco. Perez ancora contro Gattesco, finta il tiro per cercare il fallo, non lo trova, è fallo di Perez, infrazione di passi. Buona qui la difesa di Gattesco. Dicevamo, è stata a mio parere l'intensità difensiva del Formia, la capacità di andare a lottare soprattutto sulle linee di passaggio, di pressare su chiunque in ogni zona del campo, a fare la differenza nel terzo quarto. Civitavecchia palesemente non ha retto il ritmo. E poi, vabbè, poi quando i giocatori sono in giornata, Porfido a un certo punto davvero aveva una vasca da bagno al posto del canestro, e qui si è spenta un po' la luce nel Civitavecchia. Si è spenta la lampadina, il passaggio di bottone viene controllato male da Manetti, il pallone gli rimbalza sulle dita e finisce fuori. Presto per abbandonare la gara, mancano ancora 7 minuti e 23 secondi mentre parliamo. Perez, finta la consegna a Meschino, e va nelle mani di Rodriguez, c'è il taglio di Coronini, e vabbè, adesso si fa anche Accademia. Grande disimpegno tattico della Formia in attacco. Si va a rivedere una giocata provata in allenamento, davvero la perfezione. Coronini, che è andato al gancio rovesciato, va sul tabellone e due punti facili. Prova a scuotersi Civitavecchia e batte un colpo con Manetti. Attenzione, l'abbiamo detto, attenzione, l'abbiamo detto. In questo gioco, finché non si sente la sirena, si deve continuare a giocare, perché Civitavecchia è sotto i 12, ma ci mancano ancora 6 minuti abbondanti da giocare. Perez esce fuori sull'arco, il pallone gioca col ferro, Manetti va al rimbalzo, Gian Vincenzo, Dezzi, e attenzione perché Civitavecchia ci crede. Manetti, Gian Vincenzi, finta il tiro, cerca e trova il fallo di Perez.
fallo di Perez, mentre rientra Porfido al posto di Rocco. Quarto fallo per Edu Perez e rischia di andarsi a sedere anzitempo. Intanto respira Civitavecchia, tempo e modo di riordinare le idee per cercare un recupero che avrebbe del clamoroso, andando a vedere quello che è successo nel terzo quarto, ma che rispecchierebbe l'equilibrio sommario che c'è stato fino ad ora. 30 a 13 è finito il terzo quarto. Sembrerebbe strano vedere un Formia arrendevole al punto da replicare a parti inverse un punteggio del genere nell'ultimo periodo di gara, ma stiamo a vedere quello che succede. Qui tiro cortissimo di Bottone, poi prova ad andarsi a riprendere il pallone per farsi un auto assist, ma tiro che non è arrivato nemmeno al ferro. Coronini sfrutta il blocco di Perez già solo per uscire dalla propria area. Rodriguez si fa vedere Porfido, Rodriguez si mette il pallone tra le mani, attenzione perché è una palla banale che stava per essere presa per Rodriguez da fuori, la palla scheggia il ferro, già Vincenzi si deve accontentare della rimessa che ferma il cronometro. Campogiani, Gian Vincenzi, Gian Vincenzi trova la linea di penetrazione, la sfrutta tutta e va a prendersi due tiri liberi. Il fallo è di Rodriguez e tira un sospiro di sollievo Perez. Primo fallo di Pablo Ariel Rodriguez e andrà in lunetta Gian Vincenzi. Due su due per lui. Torna a meno 10 il Civitavecchia. Coronini sbaglia completamente il tiro, Perez fa la guerra, alla fine il pallone sarà per la squadra ospite. Attenzione perché mancano 5 minuti e 29 secondi alla fine di questa gara, lungi dall'essere chiusa. 10 punti tra le due squadre, sono 4 possessi. Tiro da fuori ed è una tripla di Fouls. 7-3, 6-6. Coronini pronto a rientrare, Mannarelli. Porfido finta il tiro, il blocco di Perez, ancora Porfido non riesce ad andare alla conclusione, adesso lo marcano come se fosse, non so, Coronini fuori, Rodriguez ha una mezza idea che non diventa intera, poi va al tiro, lo scadere dei 24, finisce il tempo, rimbalzo comunque per le maglie nere e allora attenzione Campogiani, Gian Vincenzi, Civitavecchia che ci crede, fiuta l'odore di impresa in questo quarto quarto. Foot, Manetti, De Crisostomo, il tiro e la tripla di Campogiani, ferma tutto Giovanni Di Rocco, perché attenzione che abbiamo ancora una partita da commentare. 73 a 69, torna a meno 4 il Civitavecchia, che l'abbiamo detto c'è in questa partita, finché non è finita c'è sempre una partita quando si parla di pallacanestro. Noi speriamo che la stiate vedendo perché qui ci stiamo abbondantemente divertendo. Se riusciamo ad uscire fuori dalle logiche di tifo, riusciamo a goderci una partita di basket per quella che è, cioè uno spettacolo puro, perché questo sport è spettacolo puro, e se non vi piace quello che state vedendo, signori miei, per me avete qualche tipo di problema.
Stiamo assistendo davvero a una grande prestazione da parte di entrambe le squadre. A Porfido ha risposto Gian Vincenzi, ha risposto Campogiani, ha risposto Fouls, ha risposto una prestazione di squadra di un Civitavecchia che non ci sta ad abbandonare il campo prima del tempo. Sono 4 punti, sono comunque più di un possesso di distanza. Quando mancano 4 minuti e 27 direi che il format deve beneficiare al meglio di questo time out, delle parole di coach Di Rocco. Ha bisogno di rientrare mentalmente in questa gara con l'istinto killer che ha avuto soprattutto negli ultimi minuti del terzo quarto. L'ultimo tocco qui è di Manetti, la rimessa è biancazzurra o biancoblu, come vi pare. Porfido andrà a batterla. 15 secondi per imbastire l'azione offensiva, si va da Coronini come sempre, Perez porta il blocco, va a prendere questo pallone al volo e qui serve come il pane Perez, se riesce a fare anche canestri di questo tipo. Due punti che hanno potrebbero avere un'importanza capitale sullo sviluppo di questo quarto quarto e quindi sul finire di questa gara. Fouls lascia il posto Rodriguez, si perde il pallone, lo riconquista Mannarelli, attenzione, se ne va in contropiede Mannarelli contro chiunque, per la saggia idea di fermarsi e di lasciare il pallone a Coronini per far scuotere i secondi e far schierare i compagni, dato alla fine si va da lui, dentro adesso per Perez che sfida la difesa, lascia andare il pallone per aria, segna, ma c'è il fallo del numero 17 e attenzione perché questo è il quinto fallo di Edu Perez che si mette le mani tra i capelli, non ci crede, fischiato uno sfondamento al numero 17 e miglior marcatore della squadra in generale, perché in questa partita lo è chiaramente e per distacco Porfido, ma Perez deve andarsi a sedere, la sua partita è finita con 3 minuti e 33 secondi d'anticipo e attenzione a quello che succederà proprio in questi 3 e 33 alla fine, che Civitavecchia è in possesso e a volte basta un niente per cambiare l'inizio della gara. Campogiani l'ultimo a toccare, c'è l'infrazione di campo perché Formia da questa gara non ci vuole uscire, neanche dopo aver visto il suo miglior marcatore stagionale andarsi a sedere per il limite dei falli. E ma con un pubblico che ti incita in questo modo è anche complicato riuscire ad uscire dalla gara. Rodriguez, Coronini, finisce giù Gian Vincenzi, il fallo è di Gian Vincenzi ed è il quinto anche per lui, fischiato anche tecnico a Gian Vincenzi. Ne stiamo vedendo di ogni, signori, di ogni, c'è tutto quello che può accadere in una partita di pallacanestro, ci manca di andare all'overtime, ma per anche l'appetito magari di chi è venuto a vedere la partita suggeriamo di evitare questa soluzione perché insomma si finirebbe tardino e si farebbe anche andare a cena. Dai, un po' di colore è inutile onestamente in questa partita, mi critico da solo. Gian Vincenzi si accoda a Perez tra i giocatori che vanno a sedersi prima del tempo, erano 3.33, adesso sono 3.13, quindi ci ha messo 20 secondi Gian Vincenzo per pareggiare i conti con Perez. Adesso attenzione che Coronini e Campogiani che fintano di andare testa a testa, che poi c'è stato un abbraccio tra i due, però continuano a parlarsi probabilmente ancora su quell'infrazione di campo su cui c'è stata la pressione, se non ho visto male, di Porfido, di Meschino, comunque su Campogiani che si è perso il pallone, poi probabilmente è stato comunque l'ultimo a toccare. Rodriguez intanto mette il primo libero e unico libero di questa sua sessione per poi trovarsi il pallone, 76 a 69, arresto di potenza di Coronini, poi si mette nelle mani di Meschino, fuori per Mannarelli, parabola altissima, la palla che prende il tabellone, la butta fuori Meschino ed è un possesso in più per il Formia. Coronini, palleggio, arresto, tiro! E sono due per Coronini! Sono 15 punti in questa partita! Campogiani
e adesso comincia a mancare l'ossigeno per il Civitavecchia, perché il tempo scarseggia, forse anche passi il fallo del numero 24, si continua a giocare perché comunque il pallone è finito nelle mani di un altro giocatore del Civitavecchia, c'è stato il fischio dell'arbitro, il fallo è di Rodriguez. Secondo fallo per Pablo Ariel Rodriguez, non è ancora arrivato per lui il momento di preoccuparsi del numero dei falli, è arrivato però il momento dei liberi, il primo lo mette Manetti, il secondo si ferma sul primo fallo, il rimbalzo è corto, conquistato da Mannarelli, si va da Rodriguez ancora una volta. Si pulisce il campo nella metà campo formiana, tanto si attacca dall'altra parte, più 9 per i padroni di casa, 7-9-7-0, 2-15 da giocare prima della fine della partita. Coronini addirittura un no look sopra la testa per Rodriguez che gli va a portare il blocco. Coronini, la palla sul ferro, Mannarelli al rimbalzo, palla messa fuori, gira bene il pallone per il Formia, di nuovo Coronini, si va da Rodriguez che ha tempo e modo di guardare, sente l'odore del sangue e azzanna la partita ancora una volta il Formia con Rodriguez, la tripla del numero 10 deve fermare tutto ancora una volta Lorenzo Cecchini, perché a 1.57 dalla fine siamo 81-70, ritrova la doppia cifra di vantaggio il Formia a uno sputo dalla fine di questa partita. Riguardo Nicola per cercare un po' di conforto in questo time out, che io sto finendo tutto, voce, salivazione, ossigeno, finendo anche le forze, finendo un po' tutto, perché in questa partita ci ha dato effettivamente un po' tutto quello che ci deve essere in una partita di basket per avere emozioni ad altissimo voltaggio. 1.57 dalla fine della partita, 11 punti di distanza tra le due squadre. Se il Formia non si suicida potrebbe festeggiare la quinta vittoria consecutiva in campionato e potrebbe essere la seconda sconfitta consecutiva per il Civitavecchia. Per il Formia la possibilità di restare attaccata con i denti al trenino di testa e a 2 punti dalla testa della classifica, dal Grottaferrata. Rodriguez aizza il proprio pubblico, perché questa squadra sta dimostrando settimana dopo settimana di poter essere assolutamente una delle prime, se non la prima forza di questa Serie C Gold. Gattesco rientra in campo per prendere subito posizione, perché alla ripresa del time out mancano solamente 1 minuto e 57 secondi alla fine, sono 11 punti da recuperare per il Civitavecchia, che deve subito tentare di andare a canestro e in modo anche abbastanza presente. Qui c'è il fallo di Coronini, secondo fallo per il numero 8. Sentite ogni tanto questi buchi, questi vuoti nella cronaca, approfittatene magari anche voi per prendere aria, per riposarvi magari anche dalla mia voce, che a un certo punto può anche essere fastidiosa, non lo metto in dubbio. 2-2 per Manetti, sono 3-4 in questo quarto, ne ha sbagliato solo uno sui 7 tirati in questa partita. Rodriguez, 5 secondi, Coronini palleggio, arresto e tiro da 3, la palla non sfiora neanche il ferro e finisce fuori. Rodriguez la va a recuperare oltre i limiti proprio del campo. Campogiani che avanza, si va da Bottone, ancora Campogiani, Manetti, Fault, sbaglia completamente il passaggio e abbiamo detto che probabilmente si è spenta qualche lampadina per il Civitavecchia, che ci ha provato e come se ci ha provato a restare in questa partita, ma quel terzo quarto
di Porfido probabilmente è stato il fattore che ha scavato i punti che vedete adesso di differenza sul tabellone nel finale, perché ci sta che Civitavecchia sia rientrato, ci sta perché la partita, mentre Meschino segna i punti numero 3 e 4 della sua gara, ci sta che sia stata equilibrata, ci sta che Civitavecchia si senta ancora in gara mentre va a segno da 3, se non ho visto male da 3 bottone, va a sedersi il capitano Rodriguez. Un po' di spazio nuovamente per Di Rocco, Mannarelli, Meschino, Coronini e Porfido in campo in questi ultimi secondi, sono 30, mentre va al tiro Coronini, non riesce il tapin di Meschino. Campoggiani sterza e dribbla un avversario, si va nelle mani di Bottoni da 3, primo ferro, palla messa fuori, al rimbalzo, una magia di Campoggiani, poi Fult si libera di Tirocco, ancora fuori Campoggiani, va da 3, ferro, Mannarelli prende il rimbalzo con 6 secondi, 5 adesso, c'è un fallo probabilmente del numero 9 della Civitavecchia e sul fallo di Bottone, secondo della sua partita, noi possiamo dare i titoli di coda. Il Formia ottiene la sua quinta vittoria consecutiva, 83-75 sul Civitavecchia, che prende così, incassa così la seconda sconfitta consecutiva. Formia che batte un colpo importante per il campionato, c'è e come se c'è per lottare con la testa della classifica. Formia che nella prossima gara farà visita alla Frassati Ciampino. Meschino sbaglia l'ultimo tiro che andava bene solo per le statistiche. Con gli applausi del Pala Fabiani dichiariamo finalmente, mettiamo finalmente la parola fine a questa gara, finalmente, perché io ho finito la voce, ma ne avremmo visti volentieri altri 2, altri 3, altri 4 quarti di questa partita, se si poteva giocare, si potesse giocare 8 quarti con questo ritmo, con questa intensità. Finisce 83-75, il Formia mantiene l'imbattibilità casalinga in questa gara, si chiude la decima giornata del campionato di Serie C Gold con un Porfido sugli scudi, non ha segnato in questo quarto quarto ma ne ha fatti 30 in tutta la partita, direi che può bastare e può bastare anche per il commento della gara. Formia vince, allora non resta che darvi un saluto per quanto riguarda la telecronaca di Formia Civitavecchia, da Davide Cussardi in cuffia e da Nicola Delano alle riprese. Restate con noi per le interviste del post partita e poi sempre con noi con tutti gli appuntamenti, sempre qui su Telegolfo. Eccoci qua, siamo con Porfido e Massaro, un saluto al preparatore atletico che ha detto dillo che è merito mio, ma se correte così tanto un motivo ci deve essere, quindi complimenti ai preparatori e al lavoro del martedì, ma io devo cominciare per forza con l'uomo alla mia sinistra, perché se non ho portato male il conto sono 30 in questa partita. Va bene, la prestazione diciamo singola non è giusto dirla, perché comunque è stata una grande prestazione di squadra, soprattutto al terzo quarto in difesa siamo saliti fisicamente e con la grinta giusta abbiamo dato lo stacco. Sono 30 punti che sono, poi tra le altre cose, il punteggio complessivo del terzo quarto, cioè potresti aver segnato praticamente tutti i punti tu in un quarto solo, che è quello in cui effettivamente si è scavato il distacco del, che vi ha consentito poi di amministrare nell'ultimo quarto fino alla fine. Sì, c'è ancora molto da lavorare, tanti errori. Dobbiamo lavorare lungo e duro, il percorso è ancora lungo. Percorso ancora lungo, allora chiedo a te, magari dalla panchina, come hai visto la squadra giocare, sei d'accordo con il tuo compagno di squadra,
cosa c'è stato da modificare, cosa c'è da migliorare, anche se con una partita giocata in questo modo noi onestamente degli spalti ci siamo divertiti parecchio. Vabbè, da migliorare più che altro la difesa, perché i primi due quarti si è visto, non abbiamo difeso bene, siamo stati sempre sotto. Dal terzo quarto in poi, appena abbiamo messo l'aggressività giusta in difesa, siamo saliti. Che dire, vabbè, la partita è andata nel verso giusto, come volevamo, e siamo contenti di portare a casa questi due punti. Sono 5 vittorie consecutive in questo campionato fino a questo momento, con il campo di casa che sembra essere il vostro punto forte, come spesso deve essere, come spesso si vuole che sia. Vi sentite sicuri quando giocate tra le mura qui del Pala Fabiani? Vabbè, sì, giocare in casa ci dà sempre stimolo in più, perché abbiamo i tifosi che ci danno un sostegno in più quando siamo pure in difficoltà, perciò in casa, le partite in casa sempre si devono vincere, non c'è nulla da dire. Non c'è nulla da dire, tranne che appunto commentare come sta andando fino a questo momento la stagione. Prima di questa gara eravate a soli 2 punti dalla vetta della classifica, ci avviciniamo passo dopo passo al giro di boa, e quando arriverà il momento di scoprire le carte definitivamente, vi sentite in grado, arrivate a questo punto, di poter continuare in questo modo e di chiudere il campionato lì dove è inutile nasconderci, avete progettato di stare? Sì, dobbiamo lavorare. Preferisco perdere una partita ora che ad aprile. Bisogna lavorare, bisogna accettare le partite perse, bisogna accettare gli errori per arrivare ad aprile pronti per i playoff. Il campionato si gioca lì. Non arrivare primi, secondi, terzi non conta nulla. Queste sono parole sicuramente importanti, anche perché mi insegnano maestri più bravi di me in questo mestiere, che il campionato è di un certo tipo nella stagione regolare e poi è diventato tra un'altra. I playoff sono un altro campionato, è inutile che ci giriamo attorno. Sì, i playoff, vabbè, sono un altro campionato, lì sono partite secche, bisogna vincere. In un campionato una partita persa non fa nulla, i playoff là, perdere le partite, poi il morale un po' fa male. Una domanda che mi prima di fare è, dalla panchina voi vi sentite sempre pronti per entrare in campo? Cioè, qual è il tipo di lavoro che è necessario fare per entrare in campo al 100% e riuscire a mantenere anche un ritmo magari come quello di questa partita, che è stato davvero forsennato fino alla fine? Vabbè, no, noi ci alleniamo sapendo che quando il coach ci chiama in causa siamo pronti. Nell'allenamento ci alleniamo tutti quanti duro, c'è chi gioca di meno, chi gioca di più, però questo non conta. Noi dalla panchina sempre dobbiamo dare il massimo, pure se non giochiamo. Adesso per chiudere, pensando alla prossima e per pensare quindi a come chiudere magari questo girone d'andata, come proseguire diritti verso il rush finale di questo campionato, abbiamo parlato di quali sono stati i punti deboli da migliorare, abbiamo sentito la difesa, l'atteggiamento difensivo, siete stati effettivamente indietro fino a un certo punto del terzo quarto. Cosa c'è però di buono su cui puntare da qui fino alla fine? C'è di buono che quando ci accendiamo fisicamente, sia in difesa, mettiamo aggressività, nessuno ci può battere uno contro uno, però purtroppo ci spegniamo e ci accendiamo, e su questo dobbiamo lavorare sulla costanza. L'ultima domanda avevo per chiudere, un saluto a Gattesco, come è stato ritrovarlo qui sul campo con una maglia diversa? Beh, da brividi, comunque abbiamo giocato parecchi anni insieme, siamo stati molto amici e quindi è stato davvero davvero bello, mi fa piacere che ha trovato una grande società che lo sta facendo lavorare. Noi ringraziamo Porfido e Massaro e in bocca al lupo.